Si è celebrata in un clima di estrema sobrietà la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale, nella sala del Consiglio del Comune di Pietrasanta. Accanto al comandante Giovanni Fiori, il sindaco Domenico Lombardi, che si è detto commosso di presenziare l'ultima celebrazione come primo cittadino e ha auspicato che il governo vari presto la riforma delle polizie locali. Il comandante Fiori, nel suo intervento, ha sottolineato il periodo difficile che stanno attraversando le polizie municipali dopo le vicende del Capodanno romano, rimarcando al contempo il forte impegno del personale del comando di Pietrasanta, che sebbene in carenza di organico, ha portato nel 2014 risultati superiori rispetto all'anno precedente. La cerimonia si è conclusa con la consegna degli attestati di merito per gli agenti che si sono distinti per operazioni particolarmente brillanti. Prime tra tutte, l'arresto di un pedofilo che aveva adescato e abusato di una minore contattata tramite internet. Un bilancio sicuramente positivo, nel senso che al di là di quelle che sono le deficienze d'organico, pari ormai ad 11 unità, vede come, poi naturalmente sono tutti atti pubblici, vede un incremento di quelli che sono i valori, di quelli che sono i risultati ottenuti nelle diverse discipline di nostra competenza, sicuramente in salita. E questo riguarda naturalmente il controllo del territorio dal punto di vista dell'ambiente, dell'edilizia, della circolazione stradale, dell'infortunio. E un 2014 che naturalmente ha voluto dire anche la realizzazione di tutta una serie di innovazioni per quella che era la nostra struttura.